rispetto alla raccolta differenziata dell'acciaio, qual è la mappa dell'Italia in questo senso? Beh, la mappa dell'Italia è abbastanza espressa nella ripartizione dei premi, nel senso che ci sono realtà di eccellenza nord, centro, sud. È evidente che da un punto di vista invece medio la raccolta differenziata che esprime il nord Italia per quanto riguarda l'imballaggio in acciaio è certamente a livello pro capite superiore a quella del centro e del sud. Nonostante questo abbiamo notato che rispetto agli anni scorsi il sud e il centro stanno recuperando abbastanza velocemente, per cui i tassi di crescita maggiori li vedremo in quei territori là. Quanto è importante in questo senso una corretta comunicazione e informazione nei confronti dei comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata? Beh, la comunicazione è fondamentale, soprattutto perché i comuni sono fatti da cittadini e i cittadini sono quelli che conferiscono o non conferiscono in maniera differenziata i prodotti, gli imballaggi in acciaio nel nostro caso. Noi da anni siamo in prima linea sulla comunicazione, abbiamo iniziative a tutto tondo, che sia sulle scuole sia direttamente sulle istituzioni, soprattutto sulle scuole con una iniziativa che ho menzionato anche durante la premiazione che si chiama Acciaio Amico, riteniamo di instradare correttamente le giovani generazioni alla cultura della sostenibilità e del riciclo.